Bentornati a tutti voi su Via della Fede. Approfondiamo insieme il Vangelo di oggi. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, 14 anni dopo la mia prima visita andai di nuovo a Gerusalemme in compagnia di Barnaba, portando con me anche Tito. Vi andai però in seguito a una rivelazione. Esposi loro il Vangelo che io annuncio tra le genti, ma lo esposi privatamente alle persone più autorevoli per non correre o aver corso in vano. Visto che a me era stato affidato il Vangelo per i non circoncisi, come a Pietro quello per i circoncisi, poiché colui che aveva agito in Pietro per farne un apostolo dei circoncisi aveva agito anche in me per le genti, e riconoscendo la grazia a me data, Giacomo, Cefa e Giovanni, ritenuti le colonne, diedero a me e a Barnaba la destra in segno di comunione, perché noi andassimo tra le genti e loro tra i circoncisi. Ci pregarono soltanto di ricordarci dei poveri, ed è quello che mi sono preoccupato di fare. Ma quando Cefa venne ad Antiochia, mi opposi a lui a viso aperto perché aveva torto. Infatti, prima che giungessero alcuni da parte di Giacomo, egli prendeva cibo insieme ai pagani, ma dopo la loro venuta cominciò ad evitarli e a tenersi in disparte per timore dei circoncisi. E anche gli altri giudei lo imitarono nella simulazione, tanto che pure Barnaba si lasciò attirare nella loro ipocrisia. Ma quando vidi che non si comportavano rettamente secondo la verità del Vangelo, dissi a Cefa, in presenza di tutti, «Se tu, che sei giudeo, vivi come i pagani e non alla maniera dei giudei, come puoi costringere i pagani a vivere alla maniera dei giudei?» Dal Vangelo secondo Luca. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati. Anche noi, infatti, perdoniamo ad ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Commento al Vangelo. Ciao a tutti e ben ritrovati questo mercoledì su Via della Fede. Mio figlio ringrazia tutti quanti voi per i commenti, quindi davvero grazie per i commenti e anche per le preghiere. Dunque, che la pace sia con voi. Questo Vangelo di oggi è un Vangelo importante che parla proprio della preghiera delle preghiere. Dunque, chiediamo l'aiuto allo Spirito di Dio che ci venga incontro per comprendere meglio queste parole, questi passi del Vangelo, e anche a San Dionigi. Oggi è la festa di questo santo, come è la festa anche di Sant'Abramo. Dunque, chiediamo a entrambi questi santi che ci possano aiutare nel cercare di comprendere meglio questi passi del Vangelo. Eccoci qua. Ora, facciamo gli auguri quindi a tutti coloro che si chiamano Dionigi e a tutti coloro che si chiamano anche Abramo. Cominciamo dunque con il segno della croce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce,
Concedici, o Paraclito, la tua intelligenza, perché mediante questa possiamo comprendere queste parole, questi passi del Vangelo. Padre, donaci anche oggi il tuo amore, perché siamo davvero molto bisognosi. Una curiosità su San Dionigi che può essere interessante. Quando fu decapitato a Montmartre, raccolse la sua testa fino a consegnarla poi a una nobile romana. Dunque, davvero, a volte, per quanto riguarda noi cristiani, i miracoli avvengono prima e dopo la nostra morte. Tanto è vero che i santi, per essere decretati santi, devono fare poi miracoli dopo la loro morte, proprio per attestare la loro santità. Che ci aiuti, no, dunque, che il Padre della Fede ci aiuti a comprendere questa preghiera davvero di fondamentale importanza per noi cristiani. Comincia così il Vangelo, dice: Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Dunque, qui comprendiamo uno dei segreti di Gesù, non solo quello di cui abbiamo parlato spesso, il fatto che lui prega sempre il Padre che è nel cielo, ma uno dei segreti di Gesù diventa proprio il fatto che noi chiediamo a lui che ci insegni a pregare. La preghiera non è soltanto un susseguirsi di parole, di frasi, che è come una cantilena, e non è un qualcosa che bisogna farla perché è un rito. No, la preghiera ci mette davvero in relazione con nostro Signore. La preghiera è quell'alito di vita nei nostri cuori che altrimenti seccherebbero. Davvero, la preghiera è qualcosa che ci avvicina al Padre nostro che è nel cielo. Dunque il Signore ci insegna a pregare in questo modo. Ed egli disse loro: quando pregate dite: Padre. Ora, una volta fu chiesto a San Francesco d'Assisi di meditare il Padre nostro tutta la notte. Dunque lui con i suoi amici, i suoi compagni, meditarono per tutta la notte il Padre nostro, e all'indomani gli chiesero a Francesco: Francesco, cosa emerge? Allora, io ho meditato tutta la notte e sulla parola Padre. Dunque Francesco ci stupisce, ci lascia davvero una grande eredità in questo, perché se voi ci pensate bene, poter chiamare Padre un Dio, dunque è davvero qualcosa di incredibile, ci mette in una relazione filiale. Gesù capovolge completamente ciò che fino ad allora si viveva come preghiera. Lui è il figlio del Padre e ci comunica, ci fa capire quanto noi come lui siamo figli, figli di un Padre che è nel cielo e un Padre che è un Padre buono, un Padre Santo. Dice: sia santificato il tuo nome. Ora, di Dio si dicono tante cose: Dio è amore, Dio è bontà, Dio è giustizia, ma dovete sapere che il primo attributo di Dio è proprio la santità. Non a caso gli angeli pregano davanti al Signore ripetendo sempre santo, 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 per tre volte santo, nel nome del Padre, dunque del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi ripetono costantemente il fatto che il Signore sia santo, sia un Padre buono, che vive dove? Nei cieli, ma anche nei nostri cuori. Così
il Signore ci dice: venga il tuo regno, un regno che è nel cielo, ma che non necessariamente deve essere presente sulla terra. Un regno che, se tu ce l'hai nel cuore, beh, già sei in paradiso. Dunque è un elemento di fondamentale importanza. Perché vi dico questo, fratelli miei e sorelle mie? Guardate che molte persone si impegnano tutta la vita a cercare di cambiare il mondo. Se tu cambi il tuo cuore e lo rendi culla per nostro Signore Gesù, beh, sappi che il paradiso scende in te. Dunque vivi il regno di Dio pur stando qui sulla terra. Ora, se tu vivi con Dio, quale tribolazione potrà dare una scossa alla tua vita? Quale evento potrà accadere e sarà negativo se Dio è con te, se Dio vive nel tuo di cuore e ti fa comprendere quelle che sono le verità celesti, cioè il fatto che esiste un regno che nessuno ti può togliere, perché nessuno ci può allontanare dal Padre nostro, se non la nostra cattiva volontà. Dunque, cambiando questo cuore, cambia davvero il mondo intero, perché il paradiso scende in noi. Dunque, possiamo vivere qualcosa di incredibile già qui, sulla terra. E questa preghiera lo dice davvero in maniera egregia, dice: dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano. Ma cosa intende Gesù per pane? Lo abbiamo visto tante volte. Non è solo il pane che noi mangiamo, perché mio nutrimento è fare la volontà del Padre mio che è nel cielo, dice il Signore. Quando al pozzo con la Samaritana, i suoi amici, i suoi discepoli, gli dicono: hai fame, non hai mangiato, dice, io pensavano che avesse mangiato un cibo nuovo che loro non conoscevano. Dunque, questo pane che è la parola di Dio e ci sazia, ci dà davvero una visione del mondo che ci basta. Che vuol dire ci basta? Quando tu comprendi il mondo con gli occhi di Dio, hai la capacità di sopportarlo il mondo. Quando invece tu non lo vedi con gli occhi di Dio, ogni cosa ti dà fastidio. Ora, come puoi sopportarlo guardando il mondo con gli occhi di Dio se il mondo è pieno di peccato? Perché dice: perdona a noi i nostri peccati. La preghiera. Dunque, quando noi perdoniamo, quando noi abbiamo da Dio il perdono, beh, siamo così leggeri e così forti davvero da poter sostenere tutto il peso del mondo, come aveva fatto Gesù sulla croce. Ecco che quando Lui perdona i nostri peccati, noi siamo davvero molto più forti, siamo un po' un alter Cristo in quel momento. Anche noi, dice, infatti, perdoniamo ad ogni nostro debitore. Qui c'è un altro segreto di fondamentale importanza: il fatto che si guarda al prossimo, all'altro, e si perdona il peccato degli altri. È fiduciosi che il Padre perdonerà anche noi. Questo elemento è un altro segreto della felicità, la felicità che comincia già qui sulla terra. Perdonare. Molti cuori non riescono a perdonare il prossimo, a perdonare gli altri. E non abbandonarci alla tentazione, dice il Vangelo. Che cosa vuol dire non abbandonarci alla tentazione? Di starci vicino nei momenti difficili, di darci quella grazia che ci permetta di superare quella tentazione, perché è proprio nella tentazione
che l'uomo si misura. Tu vedrai di che pasta sei fatto o fatta nel momento in cui sei tentato o tentata. Perché ti dico questo? Perché quando superi quella tentazione, beh, questo va a gloria a Dio, perché tu hai messo la tua buona volontà. La grazia di Dio ha messo il resto. Dunque, tu riconosci che hai superato quel peccato e quella tentazione che magari prima non avevi mai superato nella tua vita, proprio perché Dio ti è venuto in aiuto e in soccorso. Beh, questo rende gloria a Dio, perché chi ci vede, a partire da noi stessi, ma anche chi ci vede, riesce a vedere un frammento di Gesù nelle nostre vite, e solo il nome di Gesù cambia le carte in tavola. I demoni solo a sentire questo nome fuggono. Dunque, davvero, io vi ringrazio, anche se la mia spiegazione non è esauriente, potrei parlare sul Padre Nostro davvero per qualche ora, ma tendo a commentare queste poche frasi in maniera tale che il cuore ci rimanga intriso di questo perdono, di questa forza di Dio, di questo Padre che è nel cielo, che ci sta costantemente a fianco, che ci ama e che ci vuole davvero bene, non vuole che noi ci perdiamo. Dunque, grazie a tutti quanti voi delle vostre preghiere. Se queste parole mi sono state di qualche aiuto, vi chiedo preghiere ancora e magari di condividere mettendo un like. E noi ci vediamo presto. Ciao a tutti.